Perché non sono nata così? Vabbè. Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per fare un video che mi gasa tantissimo perché i filtri di Instagram ultimamente stanno andando tutti quanti in un'unica direzione, ovvero cose che compaiono sulla nostra fronte, che siano domande, che siano questo o quello. Ti sfido a fare questo, ti sfido a fare quell'altro e filtri che scelgono qualsiasi cosa della tua giornata. Ho trovato dei filtri che ti dicono quali trucchi utilizzare per realizzare il make-up e ho pensato video. Ma prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo per non perdere nuovi video che escono ogni mercoledì e domenica alle 17:30 e per rimanere in tema su Instagram dove mi chiamo TheLadyXOXO. Tra l'altro, sono attivi molto spesso in questo periodo dei giveaway di prodotti che ho messo da parte per voi. Come vedete qui con me ho una busta che non è l'unica perché non tutto quello che è uscito da questi filtri Instagram era già nella mia makeup collection, come era prevedibile. Iniziamo subito, senza perderci in chiacchiere, con il primo filtro che mi dice che primer devo utilizzare per il mio viso. Non ce l'ho, devo andare a comprarlo, ma sono troppo curiosa di provarlo. Ah! Questa è stata la mia faccia quando ho pagato questo primer, perché il primer che è uscito da questo filtro è l'Undercover di Marc Jacobs, che è un brand che assolutamente non rientra nella fascia low cost. Ho pagato 40,50 euro, quindi un sacco, ma allo stesso tempo sono veramente curiosa di provarlo. Non l'ho mai provato e non l'ho neanche swatchato lì in negozio per sentire la consistenza. Qui dice che impeccabile, immediatamente pelle levigata per un trucco perfetto, quindi chi è che non vuole un trucco perfetto? Andiamo ad aprire questo gioiellino della Cosmesi. Oh, molto semplice il pack, devo dire, però bello, mi piace, sembra un po' una pillola. Non mi aspettavo questa pompetta per l'applicazione, cioè come applicatore. Dovrebbe essere bianco, ma poi trasparente una volta steso. Non è troppo liquido. Sapete che cosa mi ricorda così come prima impressione? Quello di Farsali che ho messo nei preferiti dell'anno scorso. Quindi, allora, intanto sentiamo se odora di cocco. Non mi sembra. Forse c'è veramente un leggerissimo profumo. Andiamo a stenderlo sul viso. Vado prima a mettere metà. Ho già fatto le sopracciglia, come potete vedere, perché tra i filtri non c'era niente per le sopracciglia e non c'è forse anche un'altra cosa, una o due cose, comunque poi man mano vedrete tutto quanto. Devo dire che è molto diverso da quello di Farsalia, era soltanto una prima impressione sbagliata, perché non va a fare effetto opaco. Io pensavo che questa linea fosse adatta per le pelli grasse, ma nessuno me l'ha detto effettivamente. Come mai ho deciso così? Infatti no. Non è asciutto sul viso, cioè è un primer che sembra quasi più idratante. Mi fa un po' glowy, non lo so. Bello, Eh sì, però io che ho la pelle tendenzialmente mista grassa, non lo so. Io purtroppo, cioè mi sento tipo la pelle grassa, oleosa. Mi vuoi toccare? Sentimi la fronte. Cioè io ieri mentre stavo da Sephora a prendere questa cosa, che mi è uscita nel filtro, vabbè, 40 euro ma ben spesi, per questo sarà un primer ottimo per pelli grasse. Twice. Let's move on, andiamo avanti e passiamo al secondo momento filtro. Il secondo filtro ha scelto il mio fondotinta. Fondotinta. Vediamo che fondotinta devo usare. Lo Studio Fix Fluid di MAC Cosmetics che ho, ma non mi fa impazzire, devo essere sincera. Non è super adatto alla mia pelle. Eccolo qui, questo è lo Studio Fix Fluid della MAC Cosmetics e la mia colorazione è NC17. Ho comprato l'anno scorso questo qui a Nizza durante un viaggio e avevo fatto un video perché era proprio il momento in cui ho registrato la commessa di MAC che mi faceva il trucco e alla fine ho deciso di comprare questo qui perché lì per lì mi era sembrato carino, ma proprio subito, non è che sono uscita con il trucco, ho visto com'era durante la giornata, no. Questo è esattamente il prodotto che è uscito nel filtro, così, molto fluid, quindi shakerate bene. Purtroppo anche questo non è adatto alla mia tipologia di pelle, quindi immagino che insieme al fondo, cioè insieme al primer verrà proprio
una cosa i gourmet. Io l'ho comprato senza pompetta, quindi vado ad utilizzarlo così. E voi direte, perché non sei tornata a comprare la pompetta? Cioè, non tornata a Nizza, mi sembra esagerato, in un qualsiasi store di MAC. Non lo so, forse, quanto costa? Boh, secondo me te la dovrebbero dare insieme al fondotinta gratis. Per ora ho fatto scendere un po' di fondo, vediamo. No, la colorazione era giusta. Sto usando una spugnetta piccolina, molto fitta, in modo tale da avere coprenza, perché questo qui non è un fondotinta con particolare alta coprenza. Poi i fondotinta di MAC sono strafamosi. In particolare, proprio lui, cioè proprio lo studio Fix Fluid, io l'ho sentito nominare un sacco di volte. Sapete un fondo che mi piace invece di MAC qual è? Quello compatto, non in crema, in polvere. Io ce l'ho nella mia colorazione estiva e lo uso in estate, infatti. Dovrebbero fare questo filtro anche tipo con i trucchi italiani, Kiko, Wycon, non lo so, Nabla, Mulac, sarebbe fighissimo. Clio. Qualcuno di voi che sa fare filtri, perché non lo fa? Così noi ci facciamo video, grazie. Se lo fate o se lo vedete, mandatemelo su Instagram. Vi devo dare una brutta notizia. Voi direte un'altra, visto che finora primer e fondotinta. Allora, devo dire, l'effetto è bello, glowy, naturale. Il fatto è che non dura molto nel... cioè, nel senso, io non duro molto nel tempo. Tra un'ora sarò lucida extra. Ma comunque, vi devo dare appunto una brutta notizia. Perché tra tutti questi filtri non c'era il correttore, che per noi è fondamentale. Quindi, passiamo direttamente alla cipria. Nel frattempo, io applico il correttore. E applicherò questo di Nabla, il Close Up, nella colorazione Medium Peach, come aranciato. E poi il Born This Way Super Coverage Concealer di Too Faced. Poi vi lascio tutti i link qui sotto nell'info box, sia di questi che di quelli che escono dai filtri. Vediamo un po' quali cipria devo usare. Allora, Peach Perfect di Too Faced non ce l'ho. Comunque ne avrei bisogno anche adesso delle cipria, a parte i baby hair. Credo che andremo a comprare anche questa qui. Quindi, sono andata da Sephora a comprare questa qui, la cipria Peach Perfect, che è uscita fuori ed è mattifying. Cioè, dovrebbe essere specifica, questa volta penso proprio di non sbagliarmi, per andare ad opacizzare il viso, non è soltanto una setting powder qualsiasi. Cioè, perfetta per noi con le pelli grasse. Ho preso la mini size perché quando l'ho vista dal vivo non mi è sembrata adatta al mio sottotono, perché mi sembra un po' rosina. Non penso si riesca a vedere da qui, perché... Oh, io ci provo. Non penso si riesca a vedere dal video. Comunque è un pack davvero carino, con questa pesca, cioè è pescata. Vediamo un po'. Allora, apro, non l'ho mai provata, vabbè, giustamente, ho appena comprata. Che non è giallina, sì, si può vedere. Allora. Ah! No! 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 No, vabbè, raga. Pennello da sfumatura, via. Olle. Però fa un buonissimo odore. Sa di pesca, poco, e di latte di fico. No, non me lo so inventato, c'è scritto qua. Hai mai assaggiato latte di fico? Ah no, solo perché c'è scritto. Solo perché c'è scritto. Ah, ok. Io una profumiera. Sì. Che buono, mi è entrato un po' in bocca. Allora, sistemo di nuovo un attimo il correttore perché ho osato ridere e quindi mi è andato nelle pieghe. Ogni tanto mi dimentico di fare come Victoria Beckham e non ridere nella vita. E andiamo... E andiamo! Lo lascio qui, mettiamolo anche di qua. Vado a settare anche altre parti del... Sto facendo altre parti del corpo. Altre parti del viso, perché con questo fondotinta e questo primer ne ho bisogno. Quindi naso, praticamente tutto, tranne qui. Sono molto più soddisfatta di questo acquisto che del primer. Per la prima volta da quando ho iniziato il video finalmente sono opaca. Non c'è una terra contour bronzer, però ci sono blush e illuminante. Quindi partiamo dal blush. Vediamo il blush. Che cos'è? Colourpop? Non so se ho ancora un blush di Colourpop. Non uno, non due, ma ne ho ben tre. E questo grazie a chi? Grazie a te, perché me l'ha prestati Deborah. E sto parlando dei blush di Colourpop. Io ne avevo uno, forse... No, nessuno di questi qua, era un altro ancora. Il blush che più mi ispira è questo qui, un po' più aranciato. E credo che sia anche satinato, cioè ha un po' di brillini, di riflessini oro. Lo prendo con una blender, lo scarico e... Mmm... Mmm...
Dai, sembro più sana. Adesso vado a mettere un po' di bronzer che purtroppo non c'era nel... non c'era il filtro del bronzer. E uso questo qui di Besame Cosmetics, che è bellissimo, fatto a conchiglia e niente, ci piace. Poco poco. Finiamo adesso il viso con l'illuminante. Quindi vediamo che cosa è uscito fuori. Super super importante. Sì! Allora, non ho proprio questo qui. Ho un'altra versione che mi piace da morire. E spero stia bene con tutte le altre cose che stanno uscendo. Supreme Frost Wet Dream, il sogno bagnato di Goffredo Stella, che adesso mi farà raggiungere altissimi livelli di glow. Quanto è bello. Questa formula mi piace veramente veramente tanto. Tanto tanto tanto. E mancano ancora tre cose. La prossima è quella che forse più si aspetta in un video, assieme poi alle labbra, ed è la palette occhi. Quale sarà la palette occhi protagonista del mio look? Vi faccio vedere che cosa è uscito nel filtro mentre vado ad applicare un primer per gli occhi e utilizzo questo di Fenty Beauty che mi piace tantissimo. Questa è la cosa che aspetto di più. Sono troppo felice, troppo, perché non mi ci sono mai truccata, ragazzi. Mai. Non vedo l'ora, chissà che uscirà fuori. Sono così felice che sia uscita questa palette ipnotica, che è la Conspiracy di Jeffree Star e Shane Dawson. Questa qui, non so se vi ricordate, ma quando è uscita questa collezione, io insieme a Deborah e gli altri eravamo a Los Angeles in America per registrare la serie The Beauty House e eravamo lì il giorno in cui è uscita da Morphe, che vende Jeffree Star come brand, e quindi abbiamo fatto una fila immensa, ma Deborah è riuscita a accaparrarsi questa palette molto particolare già dal packaging, in realtà molto particolare in tutto. Guardate qua che colori ha, ho quasi paura ad aprirla perché è un pezzo da collezione per Deborah, dovete sapere che al pari di me non ha mai tolto la pellicola dallo specchio. No, non lo farai, eh. È anche la palette più pulita che ha Deborah nella sua collezione. Allora, sicuramente voglio usare il giallo lime, mi sono vestita apposta così per utilizzarlo, ma non nell'angolo interno, non si vedeva tanto nell'angolo interno, non mi ricordo. Anzi, sapete che faccio? Tanacon insieme a Cheese Dust. Comincio con il marrone. Io quando eravamo lì, appunto, non ho comprato questa palette perché l'aveva presa lei. E poi ho detto, vabbè, sicuramente, nel senso, siccome rimarrà in ufficio, la utilizzerò anch'io. Non l'ho mai usata. Quindi questa è la primissima volta. Non l'ho mai swatchata. Cioè, prima volta che la sto usando in tutto. Voglio vedere subito se Food Videos si vede qui, nell'angolo interno, come punto neon. Momento verità. No, sono indecisa se utilizzare adesso Flaming Heart o Trisha, se aggiungere a questo arancio del fucsia o del rosso. Vado con il fucsia, ho deciso, però in tutta la rima inferiore, sperando che sia un fucsia bello che si vede. Beh, assolutamente sì. Vado ad aggiungere in realtà il rosso al fucsia, ne metto pochissimo. Vediamo. È un'idea carina. È diventato un fucsia leggermente più caldo. Adesso devo capire come completare il look. Ci sono un sacco di matte che però non stanno bene tra di loro, sapete? Applico Just a Theory oppure Conspiracy potrei mettere, che è questo verde. Forse provo proprio lui. Conspiracy, sì. Provo a mettere l'illuminante di Jeffree nell'angolo interno in modo tale da rendere luminoso il giallo qui. Allora, questo qui vi devo dire la verità. Adesso sarebbe da completare con un bel eyeliner, ciglia finte, ma questo video non ha eyeliner. Non ha neanche ciglia finte, non c'erano i filtri. Quindi andiamo avanti con il mascara. Mascara, vorrei provare un mascara che non ho mai provato. E questo qui è mascara che non ho mai provato. Lush Sensational di Maybelline, tra l'altro tipo super chiacchierato. Credo ci abbia fatto la collaborazione anche Giulia Delellis. E andiamo a comprare anche lui. Prima di passare alla prova del mascara, che tra l'altro è super famoso questo di Maybelline, direi che è arrivato il momento dello screen time. Quindi se state vedendo questo video fatemelo sapere taggandomi nelle vostre storie di Instagram e io riposterò alcuni di voi. Pronti per fare lo screen? 3, 2, 1, screen time!
Sono stata appunto da Acquestapone per prendere questo mascara, che ieri non ho trovato in altri due negozi, ed era rimasto solo questo qui, che è esattamente lo stesso ma intense black, quindi di un nero più intenso. Un mascara osannato da tantissime, anche di voi, devo dire. Questo è lo scovolino, sembra anche un po'... sì, è anche curvo, quindi direi di andare subito all'applicazione. Così senza liner in realtà è peggio per il trucco, ma è meglio per vedere il mascara come funziona. Ho usato però soltanto questa parte, quindi adesso lo giro. Magari serve a pettinare di qua o a sporcarti. Mi piace, devo dire che come prima impressione questo mascara non mi dispiace. Non so perché qui me l'ha un po' unita il stile extension che devi rifare, però qui mi è piaciuto. Soltanto che dal momento in cui mi ha sporcato qui, ragazzi, non si leva. Cioè io ho provato a fare così dopo un secondo, non si leva. Cioè rimane proprio con tutte le righine. Ho provato a fare con la blender, mi ha tolto l'ombretto. Cioè si è tolto tutto l'ombretto, tutto il fondotinta, il correttore, quello che c'era lì. Ma il mascara è rimasto, cioè questi segni sono rimasti intatti. Quindi per toglierlo dovrò usare per forza uno struccante, un bifasico. Cioè se uno si sbaglia, è finita, ti devi ritruccare. Non so se fanno così tutti o se è questo intense black. Boh, fatemi sapere. Comunque, come prima impressione assolutamente non male. E adesso siamo arrivati alla fine con il filtro che deciderà che cosa devo mettere sulle labbra. Paurissima. Ce l'ho. Ho anche questo qui proprio nello specifico rosso, però... ne ho anche altri, direi di vedere in generale quello che sta meglio con il make-up, no? È uscito lo Stanley Paint di Fenty Beauty, che ho nella colorazione rossa, ma sinceramente non penso sia proprio il caso. Ho altre colorazioni, pensavo di averne molte di più, invece ne ho soltanto tre. Uncuffed, che è questo nude rosato, che non sta male. Perché non fare una pazzia, visto che tanto questo video è una pazzia già di suo? Voglio provare a matchare la Conspiracy dentro con i colori del trucco e del maglione e fuori con le labbra. Quindi andrò ad utilizzare Uninvited, la colorazione nera degli Stanley Paint di Fenty. Aiuto! Poi questo è difficilissimo da applicare senza matita, cioè già il nero come colore, ma con questo applicatore qui che è tondo, se non hai proprio le labbra di Rihanna è abbastanza, abbastanza complesso, quindi vado. Aiuto. C'è un silenzio assoluto. Stavo per dire faccio un po' di qua, ma vedi che mi sto fermando con i bordi. Sicuramente da carattere il rossetto nero. Era da tanto che non facevo una challenge così pazza. Mi sono veramente fatta trasportare da quello che decidevano i filtri e ho giocato con tutti i prodotti veramente tanto. Del risultato, che dite? Secondo me tantissimi di voi non approveranno il risultato finale. Per restare in tema carnevale, commentate con le emoji del clown se siete arrivati fino a questo punto del video. Io spero di avervi intrattenuti. Se volete mandatemi i filtri Instagram che trovate in giro, super fighi, così potrò fare nuove challenge. Vi mando un mega bacio, vi aspetto come al solito su Instagram, TikTok, il canale Test & Tell, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon!